Buonasera a tutti, benvenuti a questa conferenza, a questa chiacchierata di questa sera, che è un'iniziativa che vuole dare il via, iniziare la rassegna dantesca di questo anno che va dal, appunto, dalla fine del 2020 a tutto il 2021. Voi sapete che il 2021 saranno celebrati in tutta Italia, evidentemente, i 700 anni della morte di Dante Alighieri. E anche noi a Medicina, l'amministrazione comunale Medicina, ha voluto celebrare dignitosamente, insomma, per quanto sia possibile, ecco, questo anniversario. Perché Medicina ci tiene tanto? Perché Medicina ha la fortuna, l'onore di essere considerata una città dantesca, perché è citata nell'Inferno, come tutti sappiamo, nel 28° canto dell'Inferno, appunto da Dante. E questa sera, appunto, è un avvio della rassegna che vedrà durante tutto l'anno 2021 molti appuntamenti. Ci saranno appuntamenti sia di spettacoli teatrali, valorizzando in particolare le realtà che già sono attive sul nostro territorio, come appunto Eclissi di Lana, Dario Criserà, anche la Compagnia della Forca, insomma, a novembre farà uno spettacolo su Dante. E stiamo studiando con l'associazione La Baracca, anch'essa impegnata nel nostro territorio, una notte bianca di Dante nel giugno prossimo. Inoltre faremo altre conferenze col professor Gianni Rimondini, originario di Medicina, e concerti con l'associazione Medardo Mascagni, e stiamo pensando anche a una mostra a settembre prossimo, insomma, in occasione proprio del centenario, su Pier da Medicina e comunque sui personaggi del 28° dell'Inferno. Inoltre ci saranno anche due occasioni per leggere Dante dal punto di vista dei poeti, degli autori del Novecento, non solo italiano, europeo, con Giacomo Visconti e Fabrizio Colica, e anche una lettura Dantis, tenuta appunto da Jesse Simonini, che è un medicinese che lavora, che insegna all'università francese. Questo programma questa sera è un po' il via, insomma, è un po' stato avviato e saranno distribuiti da oggi in poi, vedremo sia online ma anche cartacei, qui ne ho una copia, insomma, i pieghevoli con questo calendario a cui noi teniamo molto. È evidente che abbiamo fissato delle date che proveremo di rispettare, ma data la situazione vedremo volta per volta come poi riusciremo a realizzarle. Anche questa sera ci sarebbe piaciuto essere con il pubblico presente, sarebbe stato molto più interessante, ma siamo costretti a utilizzare questo metodo, che però può essere anche utile, anche perché poi dopo rimane una testimonianza e può essere utilizzato. Veniamo quindi al tema, o comunque all'argomento di questa serata. Stasera è con noi il professor Leardo Mascanzoni, che è docente all'Università di Bologna di storia medievale ed è lughese anche, posso aggiungere, quindi è, insomma, del nostro territorio, conosce bene, ha sempre anche approfondito la storia medievale del nostro territorio. L'abbiamo appunto invitato, abbiamo l'onore di averlo con noi per capire meglio diciamo, il contesto in cui si inserisce questo personaggio citato da Dante, Pier da Medicina, appunto tra 2 e 300. Noi abbiamo messo la Romagna ai tempi di Dante. Allora, un mio amico, come dicevo prima, mi ha detto: allora avete deciso che è Medicina in Romagna. In realtà Medicina, c'è chi dice che sia nel Trattino, tra Emilia e Romagna, vero? Quindi è una vexata quaestio su cui magari faremo un'altra conferenza, ecco, sarebbe interessante. Però è evidente che la citazione della Romagna si rendeva necessaria perché Pier da Medicina, ce lo spiegherà bene poi il professore, all'Inferno parla della situazione politica romagnola, facendo riferimento a Fano e appunto alla situazione
romagnola. Pare che fosse anche imparentato con i da Polenta, Pier da Medicina. Quindi, insomma, c'è un legame molto stretto con le vicende politiche romagnole che Dante conosceva molto bene per evidenti motivi. Quindi io non la tengo ulteriormente lunga e passo la parola al professore, ringraziandolo davvero per essere qui con noi. Un altro, che forata avea la gola e tronco il naso infin sotto le ciglia, e non aveva mai con orecchia sola ristato a riguardar per maraviglia con gli altri, innanzi agli altri aprì la canna, che era di fuor d'ogni parte vermiglia, e disse: «O tu, cui colpa non condanna, e che io vidi in su in terra latina, se troppa simiglianza non m'inganna, rimembriti di Pier da Medicina, se mai torni a vederlo dolce piano che da Vercelli a Marcabò di china. E fa sapere i due miglior di Fano, a Messer Guido ed anche ad Ognolello, che se l'antiveder qui non è vano, gittati saran fuor di lor vasello e mazzerati presso la cattolica per tradimento d'uno tiranno fello. Tra l'isola di Cipri e di Maiolica non vide mai si gran fallo Nettuno, non da pirate, non da gente argolica, quel traditor che vede pur con l'uno e tien la terra che tale qui meco vorrebbe di vedere esser digiuno, farà venirli a parlamento seco, poi farà sì ch'al vento di Focara non sarà lor mestier voto né preco». Buonasera a tutti e grazie di avermi invitato. Mi scuso di questo inizio dantesco ex abrupto. Non sono Benigni e neppure Vittorio Sermonti, ma mi pareva il caso così di cominciare questa chiacchierata, questa conversazione da questi versi, che sono, come sapete, come tutti sanno, i versi 64-90 del canto 28 dell'Inferno, allorché siamo nell'ottavo cerchio della nona bolge, quindi in una zona molto bassa dell'Inferno. Ecco, qui si puniscono i seminatori di scandali e di scismi. In questo girone occorre anche dire che i seminatori di scandali e di scismi sono puniti in una maniera molto feroce, cioè sono dilaniati da una spada dal bacino fino al mento, e questo supplizio poi si ripete all'infinito perché il loro corpo si ricompone e poi va di nuovo incontro alla spada. Ecco, fra questi dannati c'è Maometto, ritenuto appunto un seminatore di scismi e di scandali. C'è colui che Giovanni Villani ritiene essere l'iniziatore delle lotte così di parte a Firenze, cioè Mosca dei Lamberti. Non mi soffermo adesso su questo caso. E c'è anche il trovatore provenzale Bertrand de Born, che viene conosciuto in Italia, in italiano, come Bertrando del Bornio, che si dice avesse aizzato appunto delle ostilità, diciamo, fra il Mastinvecchio da Verucchio, che è un po' il grande fondatore della dinastia malatestiana, e Guido Minore da Polenta. Pier da Medicina, sappiamo abbastanza poco di questa figura. È una figura che non è stata identificata con piena sicurezza, ritenuta, come vedremo di qui a qualche istante, da Benvenuto da Imola, una figura molto così negativa perché avrebbe suscitato continuamente delle controversie, appunto. Ecco. Prima di vedere un attimo Pier da Medicina, credo, dato che siamo qui a Medicina, credo possa essere utile magari qualche notizia anche sulla medicina del Medioevo, seppure molto molto rapidamente, è chiaro. Medicina, ecco, sorge su un territorio di colonizzazione romana, come sappiamo, conosciamo questo fatto anche attraverso le tracce della centuriazione che sono molto evidenti. Abbiamo un primo documento molto antico che risale appunto all'Alto Medioevo, 855, quando un certo Gisolfo di Imola, imolese, che è figlio di un certo Romualdo Duca,
non so se ci sia una qualche parentela con i duchi, la famiglia duca dei duchi di Ravenna, figlio di Romualdo Duca, cede alla chiesa ravennate delle porzioni così di territorio, fra cui anche la Massa Medicina e la Massa Boeta o Beta. Massa Medicina, che naturalmente è il territorio, la terra dove sorge poi Medicina, e la Massa Boeta o Beta, che è Buda. Ecco, Buda che ospitava la pieve appunto di Santa Maria, Santa Maria di Buda. Abbiamo poche notizie su Medicina in età medievale, abbiamo un documento del 1050, forse il documento, anzi senz'altro questo è il documento più antico, che ci parla del castrum, quindi è un incastellamento del castrum di Medicina, anzi del 1060, scusate, non del 1050, del 1060. Nel 1050 abbiamo invece un documento che si riferisce a Triforce, il castrum Triforce, che era vicino, prossimo a Medicina, un pochino più a monte di Medicina, un pochino più a sud. Altre tracce documentarie risalgono al 1060, appunto quella che dicevo prima, al 1070, al 1088, però sono notizie così molto molto vaghe, molto frammentarie. D'altra parte, per l'undicesimo secolo in genere queste località, anche quelle romagnole, quelle emiliane, non è che siano molto ricche di documentazione. Sappiamo che a un certo punto nell'undicesimo secolo Medicina entra a far parte dei territori canossani, cioè dei territori della famiglia di Matilde di Canossa, anche se non sappiamo bene come e con quali modalità appunto sia stata inserita, ecco, Medicina nell'enclave, potremmo dire così, nell'enclave matildica. Ecco, quando Matilde muore, la Gran Contessa, come è stata chiamata, quando Matilde muore nell'anno 1115, questo complesso territoriale tende a sfaldarsi, naturalmente, anche perché lei non ha eredi diretti, la famiglia finisce praticamente con Matilde, e il territorio dove sorge Medicina, dove sorge il castrum di Medicina, è conteso, così potremmo dire, fra gli imperatori che avevano la sovranità in queste terre, in queste zone, i papi che si affacciano un pochino sulla pianura padana, che se il loro dominio sarà molto più tardo, molto più lontano nel tempo, e Bologna. E Bologna. Il territorio medicinese è fondamentalmente, ecco, entra in un'area che è all'interesse così di Bologna, naturalmente la città si sta espandendo, è molto potente Bologna, anche se la tradizione vuole che Medicina sia stata favorita dall'imperatore svevo famosissimo Federico I, Federico Barbarossa, che avrebbe rilasciato un diploma del 1155 attraverso il quale avrebbe messo sotto la sua protezione Medicina e avrebbe anche definito un pochino la territorialità del distretto medicinese. Ripeto però che Medicina tutto sommato entra più nell'orbita bolognese. Bisogna anche dire questo, e Bologna all'epoca era nemica di Federico Barbarossa, quindi per motivi che adesso sarebbe troppo lungo stare qui a dire, quindi Medicina si trova un po' in una situazione così difficile, perché di tradizione imperiale, figlio imperiale, e però con la potentissima Bologna molto molto vicina. Possiamo dire che Medicina cresce, ecco, è chiaro che vado per sommi capi molto molto rapidamente, possiamo dire che Medicina cresce nel corso del XIII secolo, nel corso del 200. Sappiamo che la pieve da Buda viene assorbita appunto da Medicina, tant'è vero che nella documentazione diventa la Plebs Sancte Maria de Medicina, non più Plebs Sancte Maria de Buda o de Boeta, quindi c'è questa acquisizione. Sappiamo anche che nel 1218, un pochino più a meridione di Medicina, molto molto vicino a Castrum Triforce, sorge il borgo franco bolognese di Castel San Polo. Castel San Polo, che è un disturbo, diciamo, pure per Medicina, anche se poi Castel San Polo ha una vita abbastanza breve, perché segue un po' con le sorti di Bologna, e Bologna, come sappiamo, alla fine del 200 cade in una ferocissima guerra civile che dura più di 30 anni, e quindi la città subisce un colpo molto forte che si riverbera anche sugli insediamenti bolognesi
diciamo così, esterni, quindi anche su Castel San Polo. Per il 300 sappiamo che Medicina venne investita dalle ripetute guerre dei Visconti contro il Papato, venne semidistrutta nel 1377 dalle truppe mercenarie di Giovanni Acuto, John Oakwood, il famoso mercenario inglese, e 1300, anni 80 del 300 sarebbe stata, è stata in gran parte ricostruita per iniziativa soprattutto bolognese. Credo che con questo rapidissimo excursus che abbiamo fatto, che ho fatto sulla vicenda medievale di Medicina, si sia coperto sicuramente anche il periodo in cui vive Pier da Medicina, ecco perché Pier da Medicina deve essere 200, tardo 200, inizi 300 probabilmente. Ecco, dicevo prima, però di lui sappiamo tutto sommato abbastanza poco. Come forse ho accennato prima in maniera non del tutto chiara, non del tutto perspicua, la tradizione che risale soprattutto ai commentatori di Dante e che risale a Benvenuto da Imola, Benvenuto uno dei più importanti commentatori di Dante, vuole che lui abbia fomentato, ecco, dei dissidi fra, ripeto, Guido da Polenta, Guido minore da Polenta, quindi siamo alla fine del 200, e Malatesta da Verucchio, il cosiddetto Mastin Vecchio, come dice Dante, che fa dei denti succhio, Malatesta da Verucchio, appunto c'è anche la rima. Gli studiosi dei commentatori di Dante hanno fatto delle ipotesi per l'identità di Pier da Medicina, cioè che Pier da Medicina possa essere identificato con Pier dei Biancucci, ma sono ipotesi queste. Pier dei Biancucci, i Biancucci sono state un'importante famiglia medicinese, e questo Pier dei Biancucci, figura prestigiosa, avrebbe ricoperto il ruolo di giudice generale della Marca Anconetana nel 1235 e di podestà di Castelficardo, attuale Castelfidardo, nel 1250. Ma non siamo sicuri che sia lui, perché altri commentatori di Dante invece ci parlano di un certo Piero di Piero da Medicina. Piero di Piero da Medicina, che fra le altre cose sarebbe stato già morto, cioè era già scomparso, quello che ne sappiamo, nel 1271. Altre ipotesi ancora, ecco, quindi come si vede ci muoviamo un po' così nelle nebbie, ma per il Medioevo è normale questo. Altra ipotesi ancora, potrebbe essere stato il padre di un certo Fazio o Bonifazio, che noi incontriamo in documentazione bolognese a partire dal 1303 come Forensis, Bonifazio, non Piero. Forensis, che significa appunto esperto di diritto, probabilmente un avvocato, un giurista. Ecco. Ho esordito con la lettura di alcuni versi del canto 28esimo dell'Inferno. Penso sia il caso anche di dire qualche cosa su quel passaggio appunto molto molto importante che ho letto. Che cosa ci dice appunto Dante in questo che parla appunto, è Piero da Medicina, il quale Piero da Medicina cosa fa? Praticamente fa una profezia a Dante. Noi sappiamo che il viaggio ultramondano di Dante dovrebbe essere stato compiuto nell'anno 1300, questa è nella fictio appunto di Dante. Pier da Medicina, come tutte le anime dell'aldilà, hanno la capacità di antivedere il futuro, di prevedere quello che verrà, quindi Pier da Medicina fa una certa profezia a Dante e dice a Dante che quel traditor che vede pur con l'uno, cosa vuol dire? Questo è malatestino dall'occhio. Malatestino dall'occhio, tiranno riminese, che vede dall'uno perché ha un solo occhio, quindi un monocolo, una specie di Polifemo. Quel traditor che vede pur con l'uno e tiene la terra che tale cui meco vorrebbe essere digiuno, cioè è signore di quella terra, cioè di quella città, che uno qui vicino a me, cioè Curione. Curione, che è colui che ha istigato Cesare a passare il Rubicone, quindi a dare inizio alle guerre civili. Quel Curione che ora è pentito di aver dato quel consiglio a Cesare, quindi non vorrebbe mai aver visto Rimini, ma l'ha vista. Ecco, quindi, quel Curione che è qui vicino a me, appunto, non avrebbe voluto vedere la città che è dominata da Malatestino dall'Occhio. E Malatestino dall'Occhio che cosa fa? Beh, avrebbe i due, Angiolello da Carignano e Guido del Cassero, li avrebbe fatti venirli a Parlamento Seco, cioè li avrebbe chiamati presso di sé, e lì poi li avrebbe fatto in modo che fossero gittati fuori di lor vasello e mazzerati presso la Cattolica. Cosa vuol dire?
li fa venire presso di sé, li fa imprigionare, li fa chiudere dentro un sacco, in una barca, e li fa buttare in mare. Il mazzeramento era proprio questo, una cosa molto, molto truce, molto truculenta, e avrebbe fatto sì che al vento di Focara non sarà lor mestier voto né preco, cioè significa il vento che scende dallo sprone di Focara non avrebbe potuto fare altro che raccogliere le loro disperate preghiere, le loro implorazioni, quindi una cosa senza rimedio per loro, una cosa terribile. Ecco, questa è una scena molto forte. Io ricordo quando ero studente di liceo che una delle poche cose che mi si impressero proprio a fuoco nella memoria fu questa vicenda qua, del mazzeramento presso la cattolica dei due poveri fanesi, diciamo così. Questo è un delitto che, se è avvenuto, perché bisogna dire se è avvenuto, dovrebbe essere avvenuto intorno al 1312, scusate, o poco dopo. Dico se è avvenuto perché? Perché non abbiamo altra testimonianza che quella di Dante. Cioè non ce ne parla nessuna cronaca romagnola o marchigiana, non ne sappiamo nulla. L'unica cosa che sappiamo ce la dice Dante, dobbiamo crederlo? Forse che sì, forse che no, io direi più forse che sì in questo caso, però Dante, attenzione, non va preso come una prova storica assoluta, assolutamente, bisogna stare molto attenti quando si legge Dante. Perché dico 1312 o poco dopo? Perché quello è l'anno in cui Malatestino Dall'Occhio prende il potere, dopo la morte del padre Malatesta, il vecchio da Verucchio, che avviene appunto nel 1312. Perché Malatestino Dall'Occhio fa questo gesto così truce, così terribile? Beh, probabilmente perché i due, Guido del Cassero, Angiolello da Carignano, che erano capiparte ghibellini a Fano, mentre i Malatesta sono guelfi, cioè guelfo ghibellino non dovremmo neanche più parlare in questi termini, ma sono filopapali, filoimperiali. Ecco, i Malatesti sono prevalentemente filopapali, mentre appunto i due erano filoimperiali. Si opponevano alla conquista di Fano da parte di Malatestino. Ecco, e noi poi sappiamo che successivamente i Malatesti avrebbero conquistato Fano, Pesaro, Fossombrone, quindi si sarebbero espansi piuttosto avanti. Quindi, tutto questo che cosa ci rimanda? Ci rimanda delle feroci lotte politiche, delle feroci lotte politiche intestine all'interno della Romagna, nella Marca. Anche per questo però dobbiamo stare attenti, perché Dante, perché gli scrittori a lui contemporanei, perché i commentatori, perché tutta una letteratura successiva che è arrivata fino all'Ottocento hanno fatto passare l'immagine di una Romagna ferina, sanguinaria, violenta. Certamente, non c'era esclusione di colpi in quei tempi, assolutamente. Però attenzione, queste caratteristiche ferine non sono soltanto della Romagna, ma sono di tutte le altre zone d'Italia e si va anche oltre. Cioè quello è il costume politico dei tempi. Non esiste l'opposizione come oggi. Cioè, si ricorre al delitto politico con estrema facilità. Quello che ha sfavorito la Romagna in questa visione così sanguinolenta, potremmo dire, è il fatto che le città romagnole, le città comunali e signorili romagnole, sono a pochissima distanza l'una dall'altra. Cioè proprio sono infilzate l'una all'altra dalla via Emilia, e non soltanto, sono vicinissime. Quindi questo ha creato un clima, una specie di cortocircuito, comunicativo, ecco, che altre zone invece non hanno avuto. Quindi ha facilitato l'espansione di questa fama così negativa della Romagna dell'età comunale, dell'età signorile. Romagna, peraltro, va anche detto questo, che non è affatto da considerare come un certo luogo comune è incline a vedere, come una regione unita, una subregione, diciamo meglio, come una subregione unita contro queste dominazioni esterne. Non penso tanto alla dominazione imperiale tedesca, che fu una dominazione blanda, ma alla dominazione papale. La Romagna non è affatto unita, cioè ognuno fa parte per se stesso, e c'è appunto tutta questa frammentazione estrema di cui si diceva. Alleanze, reti di alleanze sono continuamente mutevoli, e non sono ambientate soltanto in Romagna, ma hanno anche aderenze in altre regioni, per esempio in Lombardia, in Toscana, nel Veneto, quindi è una realtà molto più ampia, molto più larga di quanto una certa tradizione non immagini.
Questi contrasti direi che si acuiscano dopo il 1278, diventano ancora più acuti. Perché? Perché il 1278 è l'anno in cui si afferma la sovranità papale sulla Romagna, si afferma pienamente. Non posso stare a spiegare adesso come questo avvenga, perché andremo troppo per le lunghe, ma 1278, sovranità papale in Romagna, e i papi dalla Romagna, da queste città, già dilaniate peraltro da lotte intestine, che cosa chiedono? Beh, chiedono uomini in armi, chiedono risorse in denaro, chiedono risorse annonarie, soprattutto il grano, il vino, e imposte in denaro. Quindi qui si frantuma via più la realtà, ecco perché si formano parti che sono vicine alla Chiesa, perché hanno interesse economico, politico a fare ciò, e parti che invece sono completamente avverse. Quindi quella rissosità, potremmo dire, che era presente già prima, viene via più potenziata. E quello è il clima fine 200, quando Dante è in piena formazione, è il clima quello appunto in cui si sviluppano le prime tentazioni alla signoria cittadina, alla signoria urbana in Romagna. Mi piace anche fare un rapido riferimento a Dante, mentre accadono queste cose in Romagna e a Bologna, anche Bologna è dilaniata dalla guerra civile, Lambertazzi Geremei, a partire dal 1274 fino al 1306, quindi sono ben 32 anni di guerra civile che affondano letteralmente la città di Bologna. Ecco, dicevo, mentre avvengono queste cose, pensiamo un attimo a Dante, se facciamo un po' il parallelismo, ci caliamo un pochino anche nella vita privata di Dante, giusto per vedere cosa faceva lui mentre accadeva tutto ciò. Beh, Dante aveva cominciato a scrivere La Vita Nova, quindi vagheggiava la figura di Beatrice. Dante, non dimentichiamolo mai, nel 1287 scrive il più antico sonetto che ci sia giunto, il più antico, forse aveva già scritto qualche cosa d'altro, ma a noi non è arrivato, ed è il famoso, naturalmente famoso per gli addetti ai lavori, il sonetto della Garisenda, che è ambientato a Bologna, lui ha conosciuto Bologna, e che si è giunto attraverso un memoriale di un notaio, il memoriale di Enrichetto delle Querce. E, ecco, dicevo, non dimentichiamo mai, Dante nel 1289, il Dante 24enne, combatte a Campaldino la grande battaglia tra un'alleanza guelfa, chiamiamola così, capeggiata da Firenze, e una lega ghibellina invece che fa capo ad Arezzo. E Dante, questa cosa veramente non si sottolinea mai abbastanza, Dante è nel corpo prestigiosissimo e molto rischioso dei feditori a cavallo. I feditori a cavallo, che era la prima linea che attaccava a cavallo gli avversari, i nemici, quindi era estremamente prestigioso questo, ma anche estremamente pericoloso. Quindi Dante come uomo d'azione anche. Ora, mentre accadono queste cose, fine 200, abbiamo fatto questo rapidissimo riferimento a Dante, la Romagna e Bologna sono due entità veramente in crisi, come si diceva, ecco. L'economia romagnola, che si basa soprattutto sull'agricoltura, ma un'agricoltura modesta fondamentalmente, non c'è in Romagna un populus come è sviluppato a Bologna. Il populus sono i ceti sociali attivi, imprenditoriali, mercantili. La Romagna non ha queste cose, è molto più povera, è soprattutto una terra di agricoltura. È così depredata, potremmo dire, dagli esattori pontifici, papali. Bologna è in questa guerra civile che dura fino al 1306. Dicevo, ecco i primi tentativi, come dire, autoritari in Romagna, i primi tentativi autoritari anche per difendere le risorse locali dalla rapacità della Camera Apostolica, della rapacità papale. E mi riferisco a Guido da Montefeltro. Ecco, Guido da Montefeltro, anche questo è un personaggio dantesco, Dante ce ne parla a più riprese di Guido da Montefeltro, che coalizza le forze ghibelline, chiamiamole così, le forze filoimperiali, le forze antipapali, e sconfigge a più riprese anche Bologna. Ecco, Bologna appunto era sul versante più filopapale, la sconfitta appunto di Ponte San Procolo del 1275, il sanguinoso mucchio, di cui parla Dante, il 1282.
Guido da Montefeltro però riesce a insignorirsi soltanto di Forlì e di una parte, una piccola parte della Romagna meridionale, ma poi la sua stella tramonta ben presto. Nel 1283 Guido è già alle strette, proprio perché manca di fondi, diciamo. L'altro tentativo signorile, potremmo dire così, è quello di Maghinardo Pagani da Susinana. Maghinardo Pagani da Susinana, anche questo personaggio ricordato da Dante. Dante lo cita come il leoncel dal nido bianco che muta parte dalla state al verno. Leoncel perché? Perché lo stemma di famiglia c'era un leone rampante in campo bianco che muta parte dall'estate al verno, che cambia partito dall'estate all'inverno. Perché? Perché Maghinardo Pagani faceva il ghibellino in Romagna e faceva il guelfo in Toscana, a Firenze, dove aveva dei forti interessi anche economici. Maghinardo Pagani, che veniva dall'Alto Senio, quindi dall'Alta Vallata del Senio, riesce a insignorirsi in qualche modo dal 1287-88 fino al 1302 di Faenza prima e di Imola poi. Quindi è una sperimentazione signorile questa di più lunga durata. Se noi ci fermiamo ancora un attimo su Dante, quando arriviamo al 1301-1302 Dante è costretto a uscire da Firenze, non vede neanche Firenze perché lui era in ambasceria a Roma quando viene colpito dal bando e quindi deve cominciare questa sua drammatica vita itinerante che lo porterà per quasi una ventina d'anni appunto nelle varie corti dell'Italia del Nord. Ecco, se noi facciamo data da quel 1301-1302 e veniamo avanti di qualche anno, vediamo che in Romagna nascono, si affermano le prime vere e proprie signorie urbane, cioè quelle signorie che avranno lunga durata nel tempo, quelle famiglie signorili che esemonizzano la carica podestarile, la tengono per più anni e poi la rendono vitalizia e poi ereditaria, si costituiscono delle vere e proprie dinastie e quelle signorie che noi conosciamo perché sono molto famose, sono celebri dal punto di vista così storiografico, ma anche perché Dante, appunto, se stiamo sempre un pochino sul canovaccio dantesco, Dante ce ne ha parlato più volte, che sono quella dei da Polenta a Ravenna, quella degli Ordelaffi a Forlì, quella degli Alidosi. Gli Alidosi sono la dinastia più piccola, sono la signoria più piccola, più debole a Imola, quella dei Malatesti a Rimini e anche in Romagna. Noi vediamo che queste signorie si costituiscono tutte in un arco di tempo che va tra il 1301-1302 e il 1322-23. In un ventennio la realtà romagnola cambia profondamente. Naturalmente questo è un fatto che viene anche nel resto dell'Italia del nord e in parte anche del centro. Non è che la Romagna sia una realtà così a sé stante, è una realtà che riflette un'altra realtà così generale. Ecco, quel 300 in cui Dante si spegne, Dante appunto sappiamo muore nel 1321 a Ravenna, è ospite di Guido Novello da Polenta, una figura interessante che in genere è conosciuta soltanto per aver ospitato Dante, ma in realtà ci sarebbero tante altre cose da dire su Guido Novello. Dicevo, ecco, quel ventennio vede dal punto di vista politico cambiare parecchie cose, vede quasi l'inizio di un'epoca nuova, cioè mi riferisco al fatto che sparisce gradualmente dallo scenario l'impero tedesco, che era la massima realtà universalistica medievale, assieme al papato naturalmente, che era un punto di riferimento. Dante quanto crede ancora nell'impero? Tantissimo, Dante non ha la percezione di quanto stiano cambiando le cose in maniera drastica in quegli anni, tant'è vero che Dante, come sappiamo bene, si affida disperatamente ad Enrico VII di Lussemburgo, Arrigo VII, come lo chiama lui, gli scrive ben 5 lettere nella speranza che l'imperatore possa scendere in Italia e ristabilire le cose. Lui da esule si sentiva naturalmente molto ingiustamente buttato fuori da Firenze. Quello che Dante non riesce a percepire
Sì, è facile fare il processo adesso, Dante, è facilissimo. È difficile capire le cose mentre accadono, è molto più semplice giudicarle retrospettivamente, ma voglio dire, Dante non riesce a capire, a intuire che l'impero ormai è in una fase involutiva e che sta per fare delle scelte di abbandono dell'Italia. L'impero si concentrerà sull'arco alpino, sull'Austria, sulla Boemia, sulla Germania. La discesa di Enrico VII, sul quale tanto sperava Dante, si rivela un fallimento totale, e Dante capisce che dal 1313, capisce definitivamente, questa per lui è una mazzata psicologica terribile, che non rientrerà mai più a Firenze. Ad Enrico VII poi succede anche Ludovico IV il Bavaro, ma anche la discesa del Bavaro è una discesa indecorosa, potremmo dire, in cui si tocca con mano tutta lo sfarinamento ormai, ecco, della realtà imperiale per quello che riguarda l'Italia. Per quello che riguarda noi, la nostra regione, qui cosa possiamo dire? Quei decenni del 300 in cui Dante si spegne, dicevo nel 21, ma anche i decenni successivi, magari si può portare il discorso un poco anche oltre la morte di Dante. La nostra regione che cosa vive, che cosa vede, che cosa prova? Sono tempi molto difficili, molto molto difficili, perché il papato si è trasferito ad Avignone a partire dal 1305 e 1309, Bordeaux prima, Avignone poi. Il papato avignonese, è un'esperienza, possiamo dire, molto pesante sulla pelle dei nostri conterranei, ecco, perché è un papato affamato, assetato di risorse, di denaro, è un papato dissipatore di queste risorse, irradia, ecco, le nostre terre di funzionari, di legati, di militari stranieri, che vengono dalla Linguadoca, dalla Provenza, dalla Catalogna, dalla Guascogna, con i quali le nostre genti non hanno nessun rapporto, se non di rapporti alienanti, durissimi, di sopraffazione, di violenza. È un tempo quello in cui si afferma potentemente il clientelismo nei rapporti fra le persone, quello che era stato così un vivere associato, tumultuoso sicuramente, ma ancora partecipato, del 200 si spegne completamente, clientelismo, la formazione di oligarchie chiuse, oligarchie dure, impenetrabili, violente anche nei confronti dei sottoposti, dissesto ambientale, dissesto idrogeologico, perché questi poteri sono occupati soprattutto a difendere se stessi, la loro sopravvivenza, quindi non hanno modo, tempo, possibilità, cultura, denaro per intervenire a favore del territorio. Qualche timido tentativo di da polenta per la regimentazione delle acque, ma poca roba, pochissima roba. È un momento di gravissima crisi demografica, pensiamo soltanto a tutte queste violenze, guerre, guerricciole, rivolte, dissesti, e pensiamo alle grandi pandemie. Noi oggi stiamo vivendo una pandemia e la mente corre sempre a quelle pandemie, quella impressionante del 1348-50, è chiaro, siamo un pochino dopo la Dante, 1348-50, che è conosciuta come la Grande Morte Nera, che probabilmente ha eliminato un terzo della popolazione europea, un terzo, quindi è una cosa spaventosa, ma il 300 ha conosciuto altre 9 grandi epidemie di peste nel corso dei 100 anni, quindi veramente un tempo molto difficile. Da non dimenticare anche il fatto che in quei decenni si affermano, un'altra calamità, si affermano le compagnie di ventura. Le compagnie di ventura, il mercenariato professionale ad un livello molto alto, non che il mercenariato sia nato allora, per carità, è sempre esistito, ma allora trova delle forme di professionalizzazione particolarmente sviluppate, molto sviluppate. Pensiamo così alle grandi compagnie che cominciano a diffondersi fine anni 30, primi anni 40, fatte tutte di stranieri, anche quelli, francesi, catalani, provenzali, ungheresi, tedeschi, inglesi, bretoni e inglesi. Avremo anche delle compagnie italiane, ma per arrivare alla prima compagnia italiana bisogna aspettare la fine degli anni 70, i primi anni 80, la compagnia di San Giorgio, di Alberico da Barbiano, ma anche se è una compagnia italiana non cambia niente. Che cosa facevano queste compagnie?
combattevano fra di loro di tanto in tanto, il più raramente possibile, come si dice, cane non mangia cane, cioè cercavano di non farsi più tanto male possibile, soprattutto insistevano sulla popolazione locale chiedendo continuamente denaro, sovvenzioni, ricatti. Io ho tradotto dall'inglese, è uscito 2 anni fa, un volume molto consistente dedicato a John Oakwood, Giovanni Acuto. Giovanni Acuto è diventato uno degli uomini più ricchi d'Europa del tempo, combattendo poco e taglieggiando soprattutto le città toscane, le città romagnole, emiliane. Il meccanismo era semplice: o mi date 10.000, 15.000, 20.000 fiorini o io scateno i miei uomini addosso alla città. Quindi questo era il come si viveva allora. Ci sarebbero tantissime cose da dire, farò un brevissimo perché voglio essere abbastanza concentrato, un brevissimo accenno anche alla vita culturale. La vita culturale nel 300 è una vita tutto sommato meno brillante rispetto al 200. Lo Studium di Bologna è ancora molto attivo, forse un pochino meno in una fase di prestigio rispetto al 200, però è ancora vivo e vegeto. Bisogna pensare anche che nasce addirittura una facoltà nuova nel 300, quella di teologia, 1364, anche se, ripeto, è un po' in flessione rispetto al passato, un passato molto molto recente. Teniamo presente un fatto, ecco, la cultura comincia, la cosa diventerà poi clamorosa nel 400, comincia a emigrare dagli studi a Generalia, come poteva essere Bologna, alle corti signorili. Alle corti signorili, soprattutto verso la fine del 300, i malatesti sono fra i primi, cominciano a finanziare la cultura perché questo è un ritorno d'immagine, perché questa è una costruzione di consenso. E loro capiscono che c'è bisogno anche di questo. Non subito lo capiscono, ma a un certo punto arrivano a capire anche questo. Ecco, il secondo 300 è, se possibile, un'epoca ancora più torbida. Va per aria lo stato della Chiesa, i Visconti di Milano fanno di tutto per potersi sostituire ai papi nell'Italia centro-settentrionale, riardono guerre un po' dovunque, le compagnie mercenarie, come si diceva. Abbiamo anche delle rivolte, per esempio la rivolta di Bologna del 1376, rivolta contro la Chiesa, è una rivolta potenzialmente molto violenta, che si iscrive nella cosiddetta guerra degli otto santi, cioè quella guerra che Firenze combatte contro il papato per motivi territoriali, per motivi che ora sarebbe un po' troppo lungo poter esporre, motivi anche economici, territoriali ed economici. Dicevo, questa guerra innesca anche la rivolta di Bologna del 76, che peraltro viene smorzata dalla straordinaria abilità diplomatica del giurista Giovanni da Legnano, uno dei grandi docenti di diritto, di grandi giuristi dello Studium di Bologna, che riesce a comporre con le sue arti diplomatiche questa rivolta. Ma non dimentichiamo, e qui si tocca proprio l'acme, il culmine dell'orrore, il tremendo saccheggio che viene sottoposto a Cesena 1, 2, 3 febbraio 1377. Cesena viene quasi distrutta dalle truppe mercenarie bretoni e inglesi di John Oakwood e di Roberto di Ginevra, che l'anno dopo diventerà papa vignonese, antipapa, avendo le mani sporche di 3.000 o 4.000 cesenati. Cesena forse aveva 6.000 abitanti all'epoca, quindi vennero sterminati quasi tutti, anche qui per motivi di ritorsioni che ora sarebbe troppo lungo. Ecco, io mi avvio a chiudere questa chiacchierata dicendo questo. Nel secondo 300 la situazione politica della Romagna, dato che sono stato chiamato a parlare un pochino della Romagna, cambia, ci sono dei mutamenti importanti rispetto all'età precedente, perché si impiantano due dominazioni che prima erano così ai margini, che guardavano con molto interesse, ma che ancora non erano riuscite a penetrare e a costituirsi un dominio territoriale. E le due potenze a cui faccio riferimento sono gli Estensi di Ferrara,
estensi di Ferrara, una signoria molto, molto importante e interessante, se si potesse parlarne. Gli estensi di Ferrara che a partire dal 1376 e coronando questo loro sogno nel 1437 conquistano tutta la Romagna nord-occidentale. Si costituisce la cosiddetta Romagna estense, Lugo, Bagnacavallo, Massa Lombarda, Cotignola, sono sette centri che ancora oggi vengono definiti della Romagna estense, la Romagna settentrionale, appunto perché vengono conquistati dagli estensi tra 300 e 400. E questo è importante perché gli estensi non dureranno, dopo subentrerà la dominazione papale, ma è importante perché la gravitazione di quelle terre dura verso Ferrara, dura fino al 1861. Dopodiché con l'unità d'Italia si stabiliranno le province e quelle aree, quelle zone andranno sotto Ravenna, ma fino al 1861, quindi è un fenomeno di lunga durata, sono tributarie, sono orientate verso Ferrara, senza il loro gradimento, perché non gradivano affatto questa gravitazione su Ferrara, ma così stavano le cose. La legazione papale che subentra agli estensi diventa legazione di Ferrara. A sud, e poi chiudo, a sud invece abbiamo l'arrivo del dominio fiorentino. I fiorentini che per tutto il 200 guardavano con molto interesse la Romagna, la via Emilia, tutte quante le possibilità di scambio, la Romagna poi doveva servire loro anche per commerciare col Veneto, con Venezia, tutte direzionalità molto molto importanti, riescono finalmente per loro fra il 1375-80 e il 1420-30 a espandersi oltre il crinale, ad arrivare fino addirittura a Terra del Sole che è a 10 km a sud di Forlì, e costituiscono, inglobando tutta una serie di località, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e tante altre, costituiscono la Romagna Fiorentina o Romagna Toscana, località che ancora oggi in gran parte sono sotto Firenze, sono in provincia di Firenze. Ecco, quindi anche questo è un fatto, così uno stravolgimento che avviene in quell'epoca. Chiudo, ultimissima cosa che dico, le signorie romagnole di cui abbiamo visto pochi minuti fa, così questa affermazione, spariscono tutte stritolate, si può dire così, proprio stritolate da potenze estere, tra virgolette, molto molto più forti, Milano, Venezia, Firenze. E quindi la fine delle nostre signorie, che è nel 400, con qualche timido così riflesso fino ai primissimi del 500, viene proprio perché la nostra è una realtà regionale politicamente troppo debole per poter resistere alle pressioni che facevano queste potenze esterne di cui appunto ho detto. Bene, ho concluso. Si vede, si sente? Bene, allora. Non si deve vedere e sentire. Ringraziamo allora professor Mascanzoni per questa interessantissima e approfondita, anche appassionata, insomma, questo excursus sulle vicende della Romagna medievale, in realtà neanche di tutto il Medioevo, giustamente ci siamo fermati ai secoli, insomma, XIII e XIV, insomma, il periodo in cui appunto ha vissuto Dante, ma spingendoci un po' anche sul 400, e fa sempre un po', insomma, colpisce sempre, fa impressione vedere come anche periodi così ristretti in fondo della nostra storia sono ricchi, ricchissimi di sfaccettature, di cambiamenti, di situazioni complesse, insomma. Noi tendiamo sempre a semplificare, no? Nella storia, soprattutto quella medievale, insomma, sono secoli bui finché non accendiamo una luce, come abbiamo fatto questa sera, su quei secoli e ci accorgiamo che appunto solo studiandoli e approfondendoli capiamo quanta complessità e quanto possiamo ancora oggi imparare, ecco, dalle vicende di quei secoli. Ringraziamo quindi il professor Mascanzoni, ringraziamo tutti voi che siete stati
ad ascoltare, che ci ascolterete, perché lasceremo questo video sul canale YouTube dell'amministrazione comunale di Medicina, così se qualcuno vuole andare a risentire alcune parti oppure ad ascoltarlo che non ha avuto occasione oggi, lo può fare. E direi che l'inizio di questa rassegna è stato di un livello molto alto. Il nostro auspicio, la nostra speranza è quello di mantenere questo livello alto anche per tutte le iniziative che andremo a fare nel 2021. Quindi vi invitiamo a informarvi sul sito del Comune, comunque adesso diffonderemo i programmi per l'anno prossimo e a seguirci nelle nostre iniziative. Grazie a tutti e grazie al professore. Grazie a voi, e aggiungo soltanto che sono stato costretto per ragioni di tempo ad essere estremamente breve, concentrato e molto rudimentale, perché si sarebbero potute dire un millesimo delle cose che stanno così in un periodo come questo. Quindi grazie a voi sicuramente e chiedo scusa se ho avuto un attimo, pensavo di non essere più in onda, quindi chiedo scusa a chi è appunto alla visione. Grazie. Magari può essere un'occasione per approfondire più avanti. Grazie ancora, arrivederci a tutti.